tutti, sono Drone Gamer e benvenuti a quello che dovrebbe essere effettivamente l'ultimo episodio di Shadow of the Colossus. Sempre che io riesca a finire sto boia di gioco. Fino adesso ci siamo comportati abbastanza bene, siamo deceduti una sola volta a Agro. Aspetta un secondo, dobbiamo andare... Ah, stavo andando in direzione giusta. Dall'altra parte, quindi dobbiamo passare attraverso il ponte. Falchetto, non rompere le scatole che abbiamo cominciato l'episodio. E ci attendono effettivamente... Eccoli, guarda. Ti piglio al volo, porca di quella porca. Faccio il falchetto alla braccia come faceva la nonna. Scusa, Agro, torna qua, lascia stare. Sì, Agro dice... è l'ultimo episodio, poi posso andare finalmente in ferie. Probabilmente mi abbandonerà tantissimo, ma non lo biasimo, povero cavallino goloso. Dicevo, allora, ci aspettano effettivamente... Dove vai? Gli ultimi due colossi. Pdala? Agro Pdala? C'è un episodio da registrare, c'è l'assistente che mi sta preparando le pappe per il pranzo. E se è tardo, mai far tardare il pranzo all'assistente. Però intanto mi ha detto, vai a registrare che sennò chi mi paga il McDonald's? E ho detto, c'hai ragione, corro subito, chiedo umilmente perdono per il ritardo. E quindi vediamo intanto di registrare una prima parte dell'episodio. Probabilmente interromperò e andrò a mangiare così, che riprendermi dei traumi. Allora, dove si va di bello oggi? Non è che stiamo andando verso quel tempio che avevo visto un paio di episodi fa. Quindi probabilmente lo raggiungiamo in questo. Aspetta, a parte che non so neanche come arrivarci, io continuo a progredire passando per il deserto. I tizi che stavano arrivando a cavallo non li abbiamo più incontrati ancora. Non so se sono all'interno della mappa o li incontreremo probabilmente tipo uno scontro finale con loro altro. Presumo che loro stiano tentando di fermarci perché è abbastanza ovvio, stiamo facendo una big cavolata. L'ho detto anche lo scorso episodio, secondo me stiamo liberando una forza maligna che ci sta palesemente usando. E che potrebbe devastare il mondo, altro è andato a sapere. I giapponesi hanno una fantasia incredibile per le trame che metà basta. Ma vabbè, dettagli, loro dovrebbero essere da quella parte, quindi in teoria o stanno percorrendo il ponte o lo hanno già percorso. Ma se lo avessero già percorso sarebbero probabilmente nella stanza con la nostra ex. Diciamo ex perché secondo me è abbastanza deceduta, eh. Oh! E poi Agro, scusa, non volevo farti fare il big salto. Aspetta un secondo, dicevo, è proprio una grande città, guarda che roba. Oh, no, bello, bello perché finora abbiamo incontrato tutte location abbastanza triste e deserte. Ma è il momento di caccia alla lucertolina. Che lo scorso episodio su uno dei tempietti non c'era, quindi o c'ero già passato e non me lo ricordo. Non davvero, o il gioco mi trolla o alcuni tempietti non hanno le lucertoline. Vabbè, allora, intanto preghiamo perché il signore, essendo il penultimo colosso, potrebbe tanto ucciderci. Ma tanto, tanto, quindi eviterei di dovermi rifare tutta la strada. No, c'è, senti sui... Eccola lì, porco cane, porco cane. Eccola lì. Piano, porta pazienza. Non ti muovere. Stai buonina che non... Sono bravo a sparare ai bersagli mobili. L'ho mancata clamorosamente. Aspetta che non si accorta che gli è sfrecciata una freccia in parte. E... Guarda che mi prende in giro. Ma mi prendi in giro per davvero. Aspetta che l'ho presa. Dimmi che è morta. Non è morta. Uccidila di più. Ok, adesso è sufficientemente morta. Testa cavolo di lucertola, se la si piglia le 8000 frecce addosso e mi sopravvive. Agro, dai, andiamo ciccio, su, anzi ciccia. Buono, in compenso dovremmo essere praticamente arrivati. Questa è una zona in cui non possiamo far passare Agro. Ciccio, appenditi almeno qui. Ce la puoi fare, sali. Piccoli scalatori crescono. Ora dovremmo poter entrare. Mi domando cosa sia stavolta. Potrebbe essere qualcosa di, come dicevo, di grande e altamente pericoloso. Di sicuro la città è completamente abbandonata come l'intera zona. Vediamo un po'. Porco cane, ma si sono costruiti un'intera città proprio per sta parte di gioco. Bello, affascinante. Di solito mi calano le tenebre quando entro in codisti luoghi. Almeno stavolta... Ciccio, che fai? Mi inciampi? Sembra che la zona sia più sicura. Wow. Che cavolo di civiltà ci viveva da ste parti? Soprattutto perché hanno scelto questa zona per ospitare tutti i colossi. Perché c'era chiaramente una forma di civilizzazione e civiltà. Ah, signore, è lei laggiù? Ah, non c'ho più sole, ecco che stanno calando le tenebre. Ma il signore dov'è? Scusi, signore, c'avevamo l'appuntamento. Non è che il colosso mi ha dato in pausa pranzo. Ho capito che ora è di pranzo, signore, ma scusi, dove mi è finito lei? Oh, dov'è? No, Ciccio, torna indietro. Fatemi già tornare indietro, ho sentito un rumore scimmiesco. È una scimmia, quella è la tipica mano di scimmia. Oh, è una scimmia grossa e pericolosa. E armata soprattutto. Ma voi siete scemi? No, via di qua. Corri, scappa. Quanto boia è grosso. E vabbè. Oh, il pelo abbonda, Non c'è che dire, scappa. Ciccio, scappa. Che è sta roba? Oddio, allora, un suo attacco è calpestare. Però sulle zampe... Oddio, non posso salire sulle zampe, non c'è pelo. Aspetta, che sta per attaccare. Ah! Vediamo un po' se ho capito bene. Ah, lo sapevo. Ho visto che la piattaforma era un attimino sopraelevata. Però... Questo che vantaggio... Aspetta, forse lui mi spinge verso l'alto facendo così. Proviamo a fargli fare lo stesso attacco,
Ma da sta parte, finché non mi usa la spada va tutto bene. Buongiorno signore, ci riproviamo. Devo trovare il modo di raggiungere una vetta più alta assolutamente. Signore, mi dà una pedata molto gentilmente. Ok, aspetta che mi sposto. Ok. Oh, aspetta, posso saltare io verso l'alto. Ok, effettivamente la tattica era buona. È meglio non combattere a terra, trovo un posto a te vantaggioso. Fin lì c'ero arrivato, ciccio. Buono, e intanto abbiamo raggiunto il primo piano. Se cadiamo di sotto dovremmo rifare la stessa strada. Però, come arrivo nella zona più elevata ancora? Sembra che qua si possa salire, perché a meno che io non riesca a aggrapparmi al suo pelo. Vediamo un po'. È difficile, perché non ha pelo sulle braccia, ma solo sulla parte superiore. Salve signore, lei ha modo di darmi una manina? Mi spinge verso l'alto, vuole cooperare. La prendo come un ola. Proviamo ad attaccarlo, vediamo se gli riesco a far fare qualche attacco. Oh madonna, mi sta per spadare. No, niente spadate. Ah! Boia, che pacca. Cos'è, ha fatto crollare tutto? Non riesco a capire, no. Aspetta un attimo, sì, ha creato un piccolo crollo qui. Però non mi basta per salire. Ehi, ho visto temporaneamente un punto blu. Un punto blu ce l'ha praticamente dietro il braccio lì, nella parte posteriore. Ok. Trovo un punto molto più in alto. Ci sto provando, ma il signore non mi attacca. Signore, lei mi dovrebbe attaccare. Sia gentilo. Lo faccio incazzare parecchio. Voglio vedere se non attacchi. Oh! Caboia, che pacca. Oddio, sono sotto un crollo. Sta funzionando. Facciamoli buttare giù tutta la zona. E forse ce la facciamo. Porco cane, signore, se mi sta fermo 10 secondi. Però è troppo che mi sta smazzucando tutto. Mi sa che mi... Lo so che devo trovare un punto più alto, ho capito. Porti pazienza, signor Dormin. Che non mi sono accorto io che si può salire in... Mi bussano alle porte, diha. Pausa pranzo, arrivo, sì, sono assistente, mi picchia malo. Ci vediamo tra poco. Ok. Fine pausa pranzo. Sì, c'è il signor Dormin che rompeva le scatole. Aspetta, ma io qua mi posso appendere? E che cocchio, era un'ora che andavo avanti dietro come un pirla. Ciccio, non vedo dove dobbiamo andare. Dobbiamo trovare il modo di salire là sopra. Aspetta, forse lui si può appendere. Bravo. No, appenditi e developpati a destra. Bravo, non era difficile. Ok, oh madonna, in che brutto punto non ci troviamo. Scusi signore, porti pazienza. Che già, appenditi, scemottolo. Vedi, perché devi sesto le scale. Sì, ma santo cielo, te la devono complicare. Siamo più alti di lui. Oh, siamo un pochettino più in alto rispetto a lui. Allora, forse riusciamo a passare attraverso quel ponticello che abbiamo visto all'inizio. E riesco solo a tagli in groppa. Anzi, aspetta, prendiamo la spada intanto della serie Si sa mai. Bravo, ciccio. Se sbaglio adesso il salto, ti spalmi sull'asfalto sotto. Signore, buongiorno. Venga qua che le salto addosso. Cortesemente non mi faccia sbagliare il salto. Telecamera, stai buona. Che fa? Ma è... Oh, porco cane. Ok, non me l'aspettavo. Ci sono rimasto come un povero pirla. Ok, mi sa che mi tocca tornare su. Mi ha fatto crollare il ponte, il fetecchio. Adesso non mi ricordo in quale zona ho fatto crollare le pareti. Mi pare fosse questa. A King Kong, muoviti, forza, che non c'ho tutto il giorno. Veloce, pedala. Ok, vediamo se adesso ce la facciamo senza problemi. Signore, mi ripassa. Ok, no, passa sotto. Adesso c'ho paura, non vado vicino al ponte. Ok. Credo, grappati. Oh, madonna. Individuo i suoi punti vitali. L'ho capito. Beh, uno è abbastanza ovvio. Aspetta, signore, porti pazienza. No, pensavo di essere più su. Oddio, che fa? Oddio, si plachi, ne possiamo parlare da persone civili. Beh, almeno io parlo, lei è molto scimmiesco. Buono, ci ho messo una vita a raggiungerti. No, non mi butti lì sotto. Ciccio, scala il signore velocemente. Ok, aspetta che recupero un po' di stamina. E dopo posso tranquillamente attaccarlo sulla testa. Vai. Un punto sappiamo che è dietro il braccio. Telecamera. Ok, cerchiamo di raggiungere quel punto. Sì, vabbè. Stati buono un secondo. Cioè, sembra quella pubblicità della Pantene dove si scassano i capelli per farti vedere quanto ce li hanno puliti e ci siamo capiti, dai. No, Marco cane, stai buono. Colpo, anche piccolo mi va bene, mi accontento. Ricarica e papam. Ok. Vai piano. Aspetta, ricarica il colpo. Ok, non male. Posso taglielo ancora? Oh, io vado avanti sto minimo di rispetto. Piano. Oh no, si è spento il punto.
Oh no, si è spento il punto. Signore, c'ha la forfora schizzo lei. Peraltro nera, ma vabbè, dettagli. Ok, piano, no. Stavi per volarmi di sotto, fettecchio. No, no, stai buono. Stai buono, ciccio. Ho capito, porti pazienza. E vabbè, sono in un punto brutto. Sono in un punto brutto, ciccio. La stamina, ciccio, la stamina. Porco cane, torna indietro, torna indietro, vai dietro, vai su, corri. Corri, ok, restami lì 10 secondi. Stai lì sulle spalle e recupera. Non so come ho fatto a non morirci male. E adesso devo rifare tutto, ma pavca di quella pavca. Ok, questo è ufficialmente il colosso che mi sta richiedendo più tempo. Mamma mia, soprattutto anche perché tocca rifarsi le big giri per tornare ad attaccarlo. Oila, piano. Ok, beh, qua i colpi non dovrei sentirli. Cosa sta attaccando, signore? Guardi che io sono tipo di qua. Signore. Allora, devo arrivargli dietro il braccio in qualche modo. Aspetta. Aspetta che prima ho anche saltato troppo presto. Madonna. Oh, madonna. Ok, adesso forse... Oh, buono. Questo salto preciso non potevo farlo prima. No, aspetta, aspetta. Ciccio, devi saltargli dalla parte destra. Dove vai, telecamera? Ma ui. Aspetta, devo arrivargli specie dietro il gomito, l'avambraccio. Che cavolo era? E basta con la pubblicità della Pantene. No, non mi scassi. Non mi scassi troppo il giovane, cortesemente, che già c'è i traumi di suo. Sì, ma non riesco a scendere se si scassa in continuo. Poi con la telecamera che va dove cavolo gli pare. Aspetta, aspetta. Perché non capisco, hai capito che alcuni sono rossi e altri sono normali. Va. Oh, piano, non mi scassare troppo. Non mi scassare troppo. Vai. Ok. Uila. Questa l'ha sentita. Questa l'ha sentita tantissimo. E che gli è caduta la spada anche. Buono. Dai, buono, ciccio. Oh, sto per finire la stamina, sto per finire la stamina, aiuto. Aspetta, l'ho visto il punto. È sulla sua mano destra. Il punto è sulla sua mano destra. Ah, come boia ci arrivo io però. Posso prenderglielo con l'arco, però non è facile. Signore, mi faccia vedere meglio la sua manina. Ah, no, è difficile, forse se riuscissi. Aspetta. Grande errore, ciccio. Aspetta, aggrappati alla sua mano. Vai, aggrappati alla sua... Ma no, ma dove sei? Dovevi aggrapparti alla sua mano. Ok, ho capito come fare. Ok, eccola. Aiuto. Tirati su, perché visto che ha il pelo sulla mano. Quindi siamo po'... No, non era lì che mi volevo aggrappare. Aspetta, forse riesco a scenderci. Vai, ciccio. Ok, non è male il colpo. Oddio, no, siamo di nuovo aggrappati male. Io ho anche metà barra della vita. Ciccio, mi devi scendere sulla mano in qualche modo. Aspetta, vai. Ok, aggrappati alla sua cavolo di mano. Buono. Sì, Ciccio, basta che stringi le dita e io vengo schiacciato, eh. Non sei una scimmia molto intelligente. Devo riuscire a colpirlo in qualche modo. Vai. Ok. Ancora un po', dai, c'è una mini barra della vita. Dobbiamo riuscire a prenderlo. Appena bloccarmi con le gambe. È fatta. Di addio alla tua mano preferita. E ciao. Mio Dio, vi giuro quanto tempo per far fuori sto signore. Bello comunque, eh. La valle dei caduti. Ecco perché si chiama la valle dei caduti. Le genti svengono. Beh, io sono ancora sotto la sua mano. Signore. Ah no, ok, non è caduta male. Ciccio, forse se non ti pigli l'oscurità stavolta sei salvo. Noi dobbiamo solo ucciderli. Secondo me l'oscurità ci fa ma... Ancora uno e finirà malissima. Io t'ho avvertito. Ok, animazione come al solito con i ciccetti. Ne manca solamente uno e il nostro destino sarà compiuto. Mi domando se la ciccia si salverà comunque. Mi domando se Dormin effettivamente manterrà la parola data. Mentre intanto finiamo di distruggere sto povero tempio. Che cosa cavolo ti ha fatto? Infine, l'ultimo colosso. Ovvero cos'è? Il rituale è qua determinato. Il tuo desiderio sarà esaudito. Signore, lei mi sta fregando tantissimo. Avanti, lo ammetta, non sono così pirla. Cioè, sono così pirla. Ma ora c'è qualcuno che ostacola il tuo cammino. Sono arrivati i signori, porco cane. Cos'è quello? Quello è il nostro prossimo obiettivo. Cos'è? Fai in fretta, non c'è più molto tempo. Quindi lui sa che stanno arrivando e che stanno cercando di bloccarci. Quindi ci vuole che noi ci affrettiamo in modo tale che non periamo proprio a un colosso di distanza dalla sua vittoria. Perché non è la nostra vittoria di sicuro. Agrodolce, dai ciccio. Ultimo viaggetto assieme, mi sa. Poi puoi andare in pensione. Dov'è? Ah, Agro? Dove sei dietro di me? Non capisco dove sento. Sento i passi di Agro ma non so dove boia sia. Agra. Buongiorno, ciao ciccio. Ok, accompagnami verso l'ultimo colosso e si compia il nostro destino. Mio Dio, dove andiamo di bello oggi? In quella direzione. Ok, quindi stavolta si va nella parte sud della mappa. Forse se passiamo per il deserto. DualShock 4 sconnesso. Perché ti sei scollegato? DualShock, buongiorno.
Che vuoi? Ti ho ricaricato prima. Ok, il DualShock 4 si stava ribellando. Sta cercando di impedirmi di fare una boiata gigantesca come distruggere l'ultimo colosso. Il DualShock 4 ne sa più di me. Vediamo. Ah, ciao tempietto. Non mi ricordo se mi c'ero fermato l'altra volta. Diamo un'occhiata giusto. Veloce, veloce. È un po' che non trovo frutta, ma vabbè, dettagli. Allora, preghierina veloce, che è qualcosa buona. E giù. Guarda che sei dietro di me. Ti vedo. Ti vedo. Vieni qua. Vieni qua. Era dietro di me. Ma guarda un po'. Non l'avevo neanche vista. Fetecchia. Che stavolta mi sa che la barra della stamina ci servirà tu. Agro, cosa vuoi? Agra. Agro. Ti do una mossa? Ma dimmi te. La lucertola che mi ha visto all'improvviso indietreggiare, come a dire: no, non mi hai visto. Facciamo finta di nulla. Ok, vedete, mi fermo anche 10 secondi a questi alberi. Vedo se trovo qualcosina, giusto per aumentare la barra della vita. Anche se avete visto che ogni frutto mi aumenta di uno schifo. Vabbè, meglio che niente. Sembra lo stesso albero che abbiamo già incontrato in passato. Mi sa che l'hanno clonato e vive risparmi. Oh, un po' di frutti ci sono. Aspetta, non li piglierò mai. Oh, uno preso. Pigliami quel boia di frutto, non ci voglio fare il giro. Ole, visto che non era così difficile. E due ce li siamo pigliati. Se capiamo dove sono finiti. Qua, no, no. Cosa? Oh, ma ti sei rimbecillito più del solito, ciccio. Uno e due. Ok, che un po' di vita in più proprio non ci sputo. Aspetta che ne ho visto uno lassù. Cioè, che boia di frutti siano, non lo so. Probabilmente mi uccideranno prima dei colossi, eh. Guarda quanti, là ce n'è un quarto. Aspetta, Robin Hood. A parte che erano tutti dalla stessa parte. E direi che li abbiamo raccolti tutti. Che bello, se ho capito bene, rifacendo il gioco tu ti porti dietro i progressi delle due barre, sia della stamina che della vita. Quindi potenzialmente le puoi ampliare fino all'infinito. Dov'è finito il frutto? Agro, stai buono, che c'è? La peste bubonica. Buono, vediamo un po' dove dobbiamo andare. Dobbiamo andare di là. Mi sa verso quell'apertura fra le due montagne laggiù. Ok, non mi pare veramente vero di essere alla fine. Non è stato un gioco lunghissimo, effettivamente. Più che altro sono stati alcuni colossi che mi hanno fatto soffrire un attimino. E laggiù c'è un tempietto a cui possiamo pregare. Buono. Sì, decisamente quella è la zona in cui dobbiamo andare. Ci sono i classici colonnati. Quindi a indicare ancora una volta che c'erano tutte strutture umane da queste parti. Mi domando chi abbia creato i colossi. Cioè, tutte domande che non riceveranno mai una risposta. Peccato, perché avrei voluto scoprire un pochettino di più sulla lore di questo gioco. Però adesso devo andare dalla mia amica lucertolina con la coda bianca. Non ti vedo. Lucertolina con la coda bianca. Quindi l'altro giorno, in quel tempietto che non la trovavo, la tizia, probabilmente stava camminando e scappando attorno. Oh, eccola lì, eccola lì, eccola lì. Vedo. Ti vedo. Prendi la spada, prendi la spada, prendi la spada, prendi la spada. Prendi la spada. Ok. Ok, uccisa malamente. E peraltro potevo solo strappargli la coda, ma sono una persona fetecchia e altamente traumatizzata. Ciccio, tu prega. Olle. Sicuramente ci sarà qualche altro tempietto in zona, perché qua non siamo mai stati. Villa, aspetta un attimo, però la porta è chiusa. Come la apriamo? Perché siamo in direzione corretta? Direi di sì, perché il gioco mi dice di andare di là. Agro mi ha fatto pigliare un colpo. Aspetta. C'è come il simbolo di una spirale. Aspetta, c'è la luce del sole. Sì, quindi devo puntare la luce sul... Oh, ok. Ok, devo solo puntargli la luce sul sigillo per farlo aprire. Allora, io intanto procedo a piedi. Vediamo un po', casomai, se servisse agro per la battaglia. Ma dubito, di solito mi fanno le big entrate grandi. Aspetta, questa roba bianca. Pensavo di aver visto un'altra lucertolina. Vediamo un po'. Oh, oh. Sa che siamo arrivati? Dove sto? Beppe, io là non ci posso arrivare, però. Agro, devo tornare giù a prendere il ciccio. Ah, va che gentilo che sei arrivato direttamente tu. Ciccio, dobbiamo fare il salto faigo, Mi raccomando, vai, rincorsina. Salta, vai, ciccio. Ok, corri. No. Porca di quella iperporca. Fidati, agro. Attiva la modalità paracadute. Game over, grazie al cavolo. Non è bello che non ha neanche urlato mentre cadeva. Era proprio tranquillo della serie. Ok, non mi potevo aspettare altro. Boia, se mi giri la telecamera. Una cosa che mi dà fastidio è che potevi mettermi il checkpoint. No, devo tornare indietro e ripercorrere la stessa strada con Agro che non pedala. E ora perché Agro non entra? Agro, mi devi entrare. Agro, devi entrare. Oh, ma santo cielo, cos'è? Perché non riesco a entrare nemmeno io adesso? Oh, per il gioco le porte sono ancora chiuse. Ma mi prendi in giro. Ah, questi bug. Ma porca di quella iperporca specie. Vediamo se devo rifargli l'animazione. No. Come boia ripasso io. Ma dai. Ma non ci credo, ho pigliato un bug di questo genere. Ah, porco cane, devo rinviare la partita.
Ok, Agro, non facciamo più latte stavolta. Tup dalla dritto, salta, corri, 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 vai Ciccio, visto? No, 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 corri, vai avanti, vai avanti, vai. Che fai? Ma sei scemo? Ciccio, dov'è Agro? No! Agro dolce! No! Ma porco cane, mi dovevi ancora 50 euro! Ma no, ma che bastardi! Ok, è caduto in acqua, forse è sopravvissuto. Ok, siamo morti prima, quindi tecniamo. Aia, sta arrivando anche il temporalone. Ma povero agrodolce, ma no! E che giornata del menga, Ciccio, eh? Ti è morta la ciccia, ti è morto il cavallo. E probabilmente stai per schiattare malo malo tu, eh? Voglio essere onesto, non finirà bene. Te l'ho già detto mille milioni di volte e non mi ascolti. Proprio vero che tira più un pelo di ex ragazza morta che il tuo cavallo che è finito di sotto. È un antico proverbio di Shadow of the Colossus. Allora, beh, metti via la spada che al momento non ci serve. Ma porco cane, ora siamo anche senza il povero agro. Mi sa che toccherà andare di parkour. Oh, parkour, quanto non mi è rimancato. Buono. Ti pareva che l'ultimo te lo dovevano complicare perché sennò non sono contenti. Ma povero agrodolce, dopo tutte le fatiche che aveva patito, dopo tutta la sopportazione, si era preso i laseroni dai colossi e via dicendo. Guardate, io con cosa devo avere a che fare? No, se te mi cadi, ti storpio il gatto. Ok, bravo Ciccio. Non volarmi di sotto. Non vola. Poi io gli dico di saltare verso destra e lui mi si smorza. Cosa hai fatto? Mi si butta verso sinistra, perché? Dimmi che in teoria siamo arrivati, dimmi che in teoria siamo arrivati. Non c'ho voglia di fare altro parkour, gioco. Ok, vediamo un po' quale sarà l'ultimo signore per cui il povero agrodolce si è sacrificato volontariamente. Non c'era veramente modo di salvare agro, porco cane. Cos'è? Sì, grazie. Proprio il punto giusto in cui mettere la telecamera. Mi sa che dobbiamo continuare a salire da di qui. Aspetta, pita, pita, pita. Non c'era una zona d'accesso migliore a quanto pare. Piano. Che se voli di sotto devo rifarmi tutte le scene io. E non c'ho voglia, sali. Developpati verso de... Madonna, che casino. Oh no. Cos'è sta roba? Il colosso? Aspetta, ma il colosso è una torre? Sembra che ci abbia tipo una torre addosso. E ciaone! Ed è pure un colosso di fuoco. Aspetta che giro io la telecamera, perché se no aspettiamo. Oh mio Dio, quanto è grande. C'ha del pelo sulle mani, ma ha fuoco tutto attorno a sé. Signore, io non la sconfiggerò mai. Voglio essere onesto con lei. Che faccio io? Oddio, che fa il signore? Mi sta puntando la mano, non punti, non indichi. Che faccio? Aspetta, aspetta, tu rintanati qua dietro, Ciccio. Sento delle piccole vibrazioni, non vorrei che ci stesse per attaccare. Però ci sta puntando in qualche modo. Allora, forse posso arrivare là davanti o nascondermi dietro le colonne. Non lo so nemmeno io. Ok, nascondersi è la tattica migliore. Mi sono preso una laserata sulle gengive. Ciccio, alzati. Alzati che ci ripigliamo un'altra laserata, se no. Come poi arriviamo là da lui? Cioè... c'è un po' di luoghi per nascondersi, ma ci pigliamo prima la laserata. Cos'è qua? Cos'è qua? Signore, non la rompa le balle. Ok. Non so, sono finito in una galleria, non so dove. Non mi dire che ci sono i passaggi sotterranei come il colosso cava. Porca boia, mi sono spaventato tantissimo. Sto ancora cercando di buttare giù la zona. Forse siamo più centrali. Ok, cerchiamo in continuazione gallerie, che mi pare la tattica migliore. Au! 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 Comunque ti piglia. Comunque ti piglia, Ciccio. Cosa fai? Rialzati, scemo. Che stai facendo? Ok, ok, ok. Madonna santerrima. Fai che ripiglio un po' di vita. Buono, prova a salire, Ciccio. Vediamo un po'. C'è una barriera davanti a noi. Ma quanto pa... oi, oi, oi. Ma sei scemo. Vabbè, ma cosa c'ha? Un mitragliatore laser, porco cane. Dove vado? Da che parte vado? Dimmi che c'è tipo un'altra entrata da qualche parte. Vita, 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 vita. Corri, 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 corri. Corri, 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 corri. Aiuto, mi sparano. Ah, beh, qua non c'è più barriere. Dove vado? Laggiù ci sono delle mura. E... aspetta, forse lì posso scendere. O c'è tipo un precipizio, non lo so. Ciccio, corri. Ciccio, corri. Ciccio, corri. Au, au. Ah, mi ha buttato. Grazie, signore. Mi ci ha buttato lui dentro. Beh, una cosa è sicura, dobbiamo vendicare Agro adesso. Dobbiamo aggiungerla alla lista di cose stupide che stiamo facendo, come tentare di riportare in vita la nostra ragazza zombie, liberando il male nel mondo. Yay. Aspetta, 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 aspetta. C'è un po' di parkour qua, ma devo ripristinare un po' di vita. Ok, allora, vediamo se c'è un punto per salire. Mi pare che dobbiamo andare qua sotto. Ciccio, non mi volar male via. Aspetta, aspetta, dobbiamo andare di qua. Oh, non posso appendermi su queste rocce. Mio Dio, se mi scivoli qua non ci vuol niente. Sapete che se mi piglia qua io ci muoio malissimo. Corri, 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 corri. Corri, corri, madonna. Oh, madonna santa, sta tentando proprio di farmi fuori.
Beh, c'è un altro passaggio qua. Mi piace perché ti lasciano anche la zona sopra. Probabilmente qualche pro gamer riesce a schivarsi tutti i raggi laser. Io non sono un pro gamer. Andiamo a dare un'occhiata. Porca buia, questo era vicino. Non so dove sia il signore però. Ah, eccola là, salve signore, adesso la vedo. Non che volessi vederla, madonna. E sì, ciao. Devo tentare di arrivare alla barriera lì. Aspetta, aspetta, ok. Vai, vai ciccio. Vai ciccio, corri, 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 corri. Buono. Fin qua ci siamo arrivati. Non credo ci siano altri passaggi. Aspetta, aspetta, aspetta. Ci sono delle zone per andare di qua. Pia. Grazie di avermi ributtato di sotto. Lei è una persona molto caritatevole. Ok, allora, promemoria. Rotola, 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 ciccio, rotola. Ma porco. Non finirò mai sta parte. Rimarrò qua bloccato a vita. Ok, vai, 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 vai. Schiva. Ok. Aspetta, aspetta, c'è un buco sotto di me. No, aspetta, questo è nuovo. Questo è nuovo, ok, ok. Vi giuro, mi sto cacando tantissimo. Cioè, mi metti 15 colossi che sono tutto sommato dai fattibili. E l'ultimo deve essere tipo overpower della serie, perché no? Dove siamo? Siamo sotto i suoi piedi. Siamo sotto i suoi piedi. Ok, ora mi devo scalare l'intero signore. C'ha il gonnellino. Bellissimo peraltro, Ciaone. Oh mio Dio, no, no. Ne possiamo parlare? Ok. Ok, 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 ok. Allora, scala qui, che sicuramente questo è scalabile. E spero non mi possa sparare raggi laser con le mani, perché io non ci torno indietro. Cosa hai... Perché... Cos'è? Cosa hai fatto? Non è successo niente, ciccio. Dai, ok. Continuiamo a girarci attorno. Dobbiamo trovare il modo di salire il più possibile. Guarda che tempo di schifo. Oh, non dovevo neanche andare di là. Non vi dico quante volte ho cercato di risalire e poi quella non era la strada. E porca di quelli per porca. Ok, ok, buono. Siamo ad altezza ginocchia, mi sa. Sono venuto che vuoi di parte andare. Beh, proviamo a passare da qui, ok. Almeno è facilmente scalabile. Aspetta che non me la gufo da solo. Non so nemmeno dove sto andando. No, qua c'è una cosa che ci blocca. Guarda che bestia di colosso. Che mi domando come li abbiano creati, Ok, ho tante domande in sto gioco, come te basta. Vai, appenditi, ciccio. Ciccio, appenditi, bravo. Ok. Stiamo arrivando in zone. Non so neanche che... Dove? Dove? No, 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 no. Scusa, scusa, scusa. Stavo guardando io la parte alta, ciccio. Perdonami. Perché mi dai gli indizi criptici? Allora, di qua, porca... Oh, oh. Che sta facendo? Che sta facendo con la manina? No. Cattiva manina. Allora, intanto mi tengo fuori la spada, che sicuro mi può indicare meglio in che zona colpire. A parte che, signore, non so nemmeno quale parte del suo corpo sto guardando. Io sono frontale. Lui è lì tranquillo, tranquillo. Proprio per adesso non ci ignora tantissimo. Vediamo se troviamo un punto. Oh, c'è il pelo qua dietro. C'è il pelo qua dietro. Ok. Oh, ciao piccola zona rossa. Ok. Signore, gradisca un piccolo, una piccola agopuntura, ma piccola piccola. Che fa, che fa, che fa? Oh, 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 oh. Aspetta, aggrappati, aggrappati, aggrappati a lui. Aggrappati a lui, aggrappati a lui entro il 2021 la prossima volta. Probabilmente quando sono rossi. Ora ti aggrappi, molto gentile. Ti sei aggrappato, bravo ciccio. Servono per ottenere dei risultati. Come in questo caso fagli mettere la mano dietro. E anche prima il punto rosso serviva a far cadere la cosa, la scimmia, la spada. Ok, buono, no, scala. Scala, non ti incasinare. Oh madonna, che sta facendo? Signore, non mi sta incasinando tantissimo. Piano. Ok, ok, bravo, 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 bravo. Salta lì, salta lì. Recupera un po' di stamina, recuperami un po' di stamina. Oh, oh, c'è l'altro punto sul braccio. Aspetta, no, no, col cavolo, devo recuperare. Oh, come non detto, volevo recuperare un po' di stamina. Ma possiamo anche restare lì. Aspetta, c'è anche la luce che mi sbarluccica tantissimo. E la disca è una coltellata. Oddio. Buono. Ora mi sali dall'altra parte. Buono. Oddio. Ora dobbiamo solo capire qui dove andare. Stia buono, signore. Stia buono una frazione di secondo, che le accoltello tutta la vita. Ok. Ah, adesso ho visto. Posso saltare sul coso davanti. Vai, aggrappati, bravo ciccio. Ok, ok. Aspetti, porti pazienza, signore, che è stata una giornata difficile. Non si scassi, Devo recuperare un po' di stamina. Ok, si è scassato. No, 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 no. Buongiorno, buongiorno. Ok, ok, placati. Placati, bravo ciccio. Aspetti, che... Ehi. Tu non hai un punto sulla testa, ciccio. Tutti hanno un punto sulla testa. Vediamo un po'. Anche che mi stai saltando. Ok, eccolo lassù. Cioè, mi sta saltando avanti e indietro. Ah, questi bug. Madonna, madonna, sali. Signore, accetti il suo destino. Che, voglio dire, qualche millennio, tranquillo, tranquillo. Se non fosse per me, non ci sarebbe nessuno che la coltellerebbe.
Ok, ok. Eh no, adesso mi sfogo, ciccio. Mi hai fatto soffrire tantissimo per arrivare quassù. Carica, ok, che domani faccio dei più colpi. Caricati meno. Ah, madonna. Dimmi che questo è l'unico colpo. Poi sì, l'unica parte che devo colpire. Scusate, mi sta partendo l'italiano. Sono profondamente traumatizzato. Veloce. Stai buonino un secondo. Ciccio, carica il colpo. Ciccio, carica il colpo appena possibile. Vai. Vai, carica. Oh, non riesco a fermarlo un secondo. No, non riesco. Ok, carica. Ok. Non ti spegnere, punticino. Non ti spegnere, ti prego. Fidati che starai meglio dopo. Ti puoi prendere tutte le ferie che vuoi. Porco cane. No, non ce la faccio. Devo trovare un punto per riposare un attimino. Vai indietro, Ciccio. Vai indietro. Ok. Vai. Buono, quasi fatta. Quasi fatta. Mio Dio. Placati. Placati. Oh, non ce la farò mai a farselo placare. Porco cane, vai. Ah! C'ero quasi. Forse se lo attacco sulla spalla, lui si muove di meno. Perché è strano che ci sia un punto d'attacco fermo lì sulla spalla. Ok, tranquillizzati un secondo. Ok, sembra essersi fermato. Ok, si è fermato un secondo. Oh, devo anche ricaricare un po' di co... Aspetta, dove vai? Dove... Oh mio Dio, mi si è scivolato malissimo. Ok, un altro gliel'abbiamo assestato, ma fra un'ora siamo ancora qui. Ciccio, devi dargliene un altro. Ok, buono. Sì, fatta. L'ultimo dei colossi. No, l'ultimo dei porchi, spero. Mio Dio, una scalata infinita. Oddio, guarda che danno. Complimenti, bellissimo gonnellino, peraltro, signore, Come sono finito qua. Ole. Sì, cadimi in avanti, non cadermi in indietro, Ciccio, sennò... Ok, è svenuto bene. Più o meno, mi svolazza per aria. Mi stupisco che non abbiamo incontrato i tizi effettivamente. Oh, ecco, ne parlavo proprio adesso. Neanche a farlo apposta. Sono ancora al ponte loro, ciaone. Di sicuro sono qui per fermarci, questo è poco ma sicuro. Ma siete arrivati un po' tardino. Giusto un po' tardino. Peccato non ci sia più di un finale a sto gioco. Non credo almeno che ce ne sia più di uno. Credo che sia obbligatorio riuscire a far fuori tutti i colossi. A parte che il signore centrale col barbetta mi sembra un pochino più corto degli altri. E tutti a quanto pare c'hanno le chiavi per entrare qua. Guarda, è alto 1,10 m. Buongiorno. Complimenti, però se mi arrivava tipo un'oretta prima forse ancora mi fermavate il giovine, Ti sicuro non hanno notato le 16 statue di colosso distrutte? Piccolo indicatore che qualcuno ha fatto danno. Lord Demon? Chi è Lord Demon? Oh oh. Ah, mentre noi abbiamo distrutto il colosso, loro sono arrivati. Proprio tardissimo, ragazzi, Proprio tardissimo. Aia. Secondo me si incazzeranno un attimino. Non sono stato io, giuro, era così quando sono arrivato, signore. Anzi, Lord Demon. Lord Demon, quindi ovviamente lui è il regnante. Cioè, il re più basso della storia, ma vabbè, dettagli. Perché non mi hanno riteletrasportato al castello stavolta? È la prima volta, di solito ci risvegliamo lì, che come ci arriviamo è un mistero. Probabilmente sono i poteri di Dormin che riporta sia noi che Agro in zona. Come siamo svenuti male, peraltro. Dai, Ciccio! Ormai siamo abituati alle penetrazioni dell'ombra. Abbiamo un brutto colorito, però, anche noi. Siamo un po' sul bianchiccio andante, Oh oh. Vabbè, le unghie sono curiosamente molto scure. Che fa, signore? Non palpeggi la giovine. Cortesemente, dopo tutta la fatica che ho fatto. Ah, ecco qua. Riteletrasportato fino a... Mente. La spada è arrivata con la figaggine. Temo che purtroppo... Oh oh. Noi invece saremmo pervasi dall'oscurità. Oh mio Dio. Oh oh, si stanno risvegliando anche tutte le altre figure d'ombra. Ciccio, cosa ti è successo? Hai pure le corna! Oh! Uccidere colossi fa male alla salute. Non posso crederci. Dunque sei tu il responsabile. Hai idea di ciò che hai fatto? Direi di no, sei un tipo dal primo colosso. Non solo hai rubato la spada e sconfinato in questa terra maledetta. Hai usato anche l'incantesimo proibito. Davvero? Conoscevamo incantesimi? Per ridurti in tale stato. Ahia, siamo messi male. Sei solo stato usato. Parecchio usato, in effetti. Però siamo ancora noi. Probabilmente Dormin sta pian pianino prendendo il controllo del corpo. Estirpa la fonte del male. Osserva, egli è posseduto dalla morte. Sbrigati. Ah, ah, una freccia su un ginocchio quasi. Non potrei più fare il cavaliere e andare all'avventura. Non hai mai visto Skyrim, Ciccio? Mai frecce dalle zone del ginocchio. Meglio tributargli una degna sepoltura che un'orribile esistenza. No, dopo tutta la fatica.
Ciccio, guarda che le figure d'ombra le puoi buttare via solo con la nostra spada. Oh oh. Ne possiamo parlare? Sono una figura d'ombra simpatica. Piegaci un'altra ora, Ma no! Ma moriamo così! Ah! No, aspetta, forse mi ha fermato la spada. Oddio. Tizio, non ti vedo benissimo, C'è un piccolo oggetto conficcato nel petto, ma piccolo piccolo. Guarda gli altri, mica gli sparano, sono dei geni. Sparagli, no, porca di quella porca! Mi sembra abbastanza ovvio che sia la rappresentazione del male in terra. Peraltro con quanto sangue nero non me lo dici. Lei ancora non si è risvegliata però. Dormi non ha mantenuto il patto. Mi sa che ci ha veramente solo usato per davvero? No! Ok. Dio mio. Vabbè! Siamo diventati anche noi una creatura d'ombra? No! Quindi di sicuro non possiamo più imbracciare la spada della luce. Guarda! Siamo diventati per intero una di quelle figure che c'erano attorno al nostro corpo. Stanno accadendo cose. No, male. Male, tanto male. Oh, ok. Penso che non siamo più i buoni della storia. Ok, non siamo mai stati i buoni della storia. Tu hai diviso il nostro corpo in 16 parti. Lo dicevo io. Per un'eternità, per sigillare il nostro potere. Ok. Noi, Dormin, era il plurale. Ci siamo risvegliati. È stato riportato in vita. Sì, bravo capitano ovvio. Aia, io fuggirei ragazzi. Questo è un colosso d'ombra, non ha punti deboli praticamente. Abbiamo preso in prestito il corpo di questo guerriero. Lo ritornate dopo il corpo cortesemente? Siamo stati truffati alla grande, non che non ce l'aspettassimo. Poni un sigillo sul sacrario prima che sia troppo tardi. Credo che sia troppo tardi, Ciccio, Mi sa che potrebbero riuscire ancora a fermarci. Mi sa che forse è meglio se ci fermano, onestamente. Oddio. Richiudete la porta. Prepara il mio cavallo. E come tenta la fuga il tizio? Oh, Ciccio. Io scapperei molto in fretta. Ciccio, non far troppi gesti cerimoniali. No. Non lanciare la spada. Vattene, essere immondo. Ma come? Così sto mio di rispetto. Ok. Oh mio Dio, il sigillo è unito dalla spada più l'acqua del coso. Oh oh. Potrebbero tanto riuscire a fermarci in effetti. Oh no. Ce ne dobbiamo andare di qua. Ce ne dobbiamo andare di qua molto in fretta. Sì, Ciccio, coi controlli de menga che c'hai. No. Corri. Che faccio? No, la tizia. Tizia, dopo tutta la fatica che abbiamo fatto per salvarti. Tirati su. Mi sta depurando da tutta l'oscurità. Forse ci possiamo ancora salvare in qualche modo. A meno che io stesso non sia diventato praticamente completamente oscuro. Ok, dobbiamo correre in direzione opposta. Ciccio. No. Aggrappati in qualche modo al pavimento. No, non ce la faccio. Mi sta come respingendo indietro. Vai. No. Dopo tutta la fatica che abbiamo fatto. Ok, forse posso rimanere aggrappato qua sulle scale. Però la mia barra della stamina non è infinita. E sta scendendo anche abbastanza in fretta. Aspetta, forse si chiude il sigillo. Mi sa che non si chiuderà minimamente. Non ho più stamina, è finita Ciccio. Mi dispiace, è finita. Forse potevo nascondermi dietro le pareti, ma dubito. Mi avrebbe attirato qua comunque. Aggrappati in qualche modo. No. Parco cane, ci hanno fregato alla grande. Ribadisco, forse è meglio così, non credo ci fosse modo di salvarci. Quindi hanno di nuovo esiliato Dormin dove era prima? La spada della luce, oltre al poter liberare i colossi, quindi le anime di Dormin, era anche la chiave per poterlo ribloccare di nuovo. Ok, e loro via le fughe subito. Beh, in teoria se nessun altro furbacchione tenta di venire da ste parti, forse evitiamo di liberare l'oscurità un'altra volta. Oh oh, che succede? No, lo dicevo io che sto boia di ponte non poteva reggere. Quelli non si salveranno mai. Guarda che roba, è magico, è fatto apposta. Il sigillo della luce doveva fare in modo che si distruggesse anche il ponte. Non mi dire che si salvano per davvero. No, mi sa che ci giochiamo i vari tizi qua, Forse l'unico che si salva è il tizio sul cavallo bianco, il mago lì. Apri gli occhi, su. Giovine, due sberloni. Magari si risveglia, non dico altro. È bello che lei non si rende conto neanche di tutto quello che è successo, Signorina, buongiorno, Biancaneve, scusi. Non abbiamo i 7 nani, abbiamo i 16 colossi. Un po' l'opposto, spero sia contenti. Oh, guarda chi apre gli occhi.
Bentornata dal mondo dei morti, Tutta tranquilla lei, neanche troppo zombie. A meno che non abbia voglia di cervelli. Ma noi ne avevamo uno piccolo, visto che abbiamo risvegliato l'apocalisse a momenti. Domanda non troppo stupida. Visto che la zona è completamente bloccata da punti naturalistici e l'unico ponte d'accesso è crollato, come boia ti salvi tu? Perché un po' di frutta c'è da ste parti, ma poca, fidati. E lei non si rende neanche conto di quello che è successo, di come il suo amato si sia sacrificato? O il suo stalker, una delle due, non è mai stato chiarito questo piccolo punto. È bello che non resta nulla di noi, perché Agro è morto. La spada è finita nel coso lì come sigillo. Agro è vivo, non ci credo mai nella vita. Agrodolce! Dove sta Agrodolce? Non sarà un altro cavallo? No, è Agrodolce! Ferito, ma è sopravvissuto! Ed è tornato al castello, incredibile. Ci credo mai nella vita. Ma povero Agrodolce! Anzi, povera, ma vabbè, dettagli. Dai Ciccio, sei sopravvissuto ai laseroni, voglio dire. Cosa vuoi che sia una piccola caduta di, che ne so, 100-200 metri lungo il fiume? Vedi l'animale più fedele della vita, altro che il cane. Fidati, fidati, è un bravo cavallo. Se non mi ha abbandonato, ho buttato giù per una scarpata. È il cavallo più pacifico e buono del mondo. Quindi finisce così per davvero. Ci hanno solamente usato tutto sto tempo. Delusissimo, maledetto signor Dormin. Qua sembra che il tempo sia andato avanti parecchio e i colossi siano stati letteralmente invasi dalla sabbia del deserto. È bello che questi poveri colossi non c'entravano niente. Il loro scopo per l'appunto era solo contenere le varie anime divise dei Dormin, in modo tale che nessuno le potesse più riunire. Poi è arrivato il pirletto di turno e ha detto: "Ghe pensi mi in onore della tonza patonza, vi fidatevi che ve li stermino tutti." E niente da fare, alla fine comunque almeno la tizia è stata riportata in vita. Beh, i danni collaterali sono stati minimi, perché è solo il nostro protagonista che è morto. In teoria Dormin non è stato liberato all'interno del mondo, è stato ributtato all'interno del sigillo, quindi di nuovo bloccato nel tempio. Bella domanda, sto gioco c'ha più domande che risposte, onestamente, non ci hanno spiegato un cavolo di niente. Però carino, no, davvero, veramente carino, mi ha fatto porconare in 8022 modi differenti, solo per farti due cavolo di boss. Ci è voluta 4 volte in più il tempo che ci ho messo con gli altri. Mamma mia, però carini, veramente questo ti dimostra il vero ingegno dietro a un videogioco. Oh beh, lei ancora la vedo in stato abbastanza buono, signore, Gli altri suoi colleghi erano tutti un attimino più morti. Decisamente molto più morti. Oh no, non è finito. Aspetta, 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 loro stanno ancora fuggendo. Sì, ragazzi, avete lasciato la tizia però, E tutta sta fatica è anche una bella ciccetta. Ma vabbè, dettagli. Beh, di sicuro adesso tornare al castello, se qualcun altro ci volesse mai riprovare, sarà considerevolmente più difficile. Povera anima malvagia. Non era un'anima malvagia. Adesso nessun uomo potrà più sconfinare in questo luogo. Scusate l'ignoranza, ma non potevate farlo prima. Cioè, gli avete lasciato la via d'accesso. Se sopravviverai, se sarà ancora possibile continuare a esistere in queste terre precluse, un giorno, forse, farai ammenda per ciò che hai fatto. Ma non ha fatto niente, effettivamente. Tanto sta zona comunque non ci poteva entrare nessuno e Dormin è comunque bloccato. Rimane solo la povera tizia. E noi siamo morti. Cioè, da pirla, siamo morti da pirla, perché porco cane. Cioè, fatti due conti. Se era una pratica proibita e tutta la zona era stata completamente isolata, e sai bene che cavolo di creatura fosse il Dormin, perché avrai sentito le storie degli anziani o altro, e tanto hai fatto l'egoista e hai detto: "Vabbè, fanchiurlo il mondo, la tonza patonza mi è morta, non posso vivere senza patata, e quindi sacrifichiamo tutti gli altri." E il povero Agro che ti ha anche seguito. Ho sentito il gemito di un bambino? Sì, ho sentito chiaramente il gemito di un pampino. Oh, ma che bel pampino demoniaco! Perfetto, è il tipico pampino che quando lo vedi dici: "Vieni qua che ti voglio allattare tutto, mi piacciono le tue corna da morire." È proprio il istinto materno, le corna rendono il pampino ancora più dolce e adorabile. Ok, no, il cavallo ha detto: "No, basta, me ne vado, ho già dato, andiamocene che è meglio, basta." Povero Agro. Signorina, non faccio boiate, non sappiamo se Dormin è ancora all'interno del giovine. Agro proprio detto: "No, no, no, fatemi uscire di qua, non ne posso più, fatemi andare via di qua." È bello che non se ne possono tecnicamente andare. Dove diavolo stanno andando sti due, peraltro? Villa, qua non ci siamo mai stati. Vi non ricordo male questa zona, ma l'avete detto nei commenti, è accessibile solo se hai la barra della stamina al massimo, che tecnicamente devi ricominciarti il gioco, mi avete detto, 4-5 volte per poter raggiungere sto cavolo di giardino qua. Oh, se riusciamo a sopravvivere qua, ma la vedo dura. Mi piace come Agro aveva già capito tutto. Agro voleva solo il pensionamento e niente, non riesce a liberarsi di noi. Bambi,
Io mi terrei a debita distanza? C'è tipo l'anticristo lì con la signorina? Aspetta, ci sono anche gli scoiattoli. Ma cos'è? Ma che è? La tizia mia è tipo San Francesco con gli animali? E vabbè, anche le colombe! Ecco perché era circondata da uccelli, era tipo San Francesco, anche l'aquila. Scusate, ma è veramente diventato Biancaneve e i sette nani con tutti gli animaletti del bosco? No, hanno visto il bambino e hanno detto via, il bambino è Satana. Ok, direi quindi che effettivamente le nostre avventure si sono concluse. Criptico anche il finale, sono riusciti a fare anche un finale che più criptico non si poteva fare. Buono, dai, io spero che questi episodi vi siano piaciuti, io mi sono divertito tantissimo, porco cane, veramente ribadisco. Un gran giocone. Quindi lasciate un bel mi piace se anche voi avete apprezzato questa serie. Candidatevi per crescere e noi ci vedremo in un altro gioco. Ciao.